and Royal family. I'm so sorry guys, I've not posted for a while now. Forgive me for my voice because I'm not feeling very well. It was a huge wind that day. I'm not feeling well. During spring, that's where I suffer a lot because of those flowers. So guys, how are you all doing? Yeah, that's my afro hair, you know, my afros are popping. I have a wedding to attend. You know, as you can see, I'm not that dressed up. Yeah, I have my, you know, my normal dress, and I'll be going to my friend's house. We'll get ready. So the bus is here now. I'm almost at her house. Ciao. Ufficiale delegato dello Stato Civile di Barbata, dichiaro in nome della legge che il signor Giuseppe e la signora Susana sono marito e moglie. Poi baciare la sposa. Io Susana, con questo anello, prendo te, Giuseppe, come mio sposo. E promette di esserti fedele sempre nella gioia e nella dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni nella mia vita. Io Giuseppe, con questo anello ti prendo te, Susanna, come mia sposa, e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. L'amore è la forza eterna della vita. L'amore è la forza che ci permette di affrontare la paura e l'incertezza con il coraggio. Ma anche se condividerete la vita, non dimenticate di essere due persone distinte. Coltivate e affermate le vostre differenze, amatevi l'un l'altro e mantenetevi fedeli al vostro impegno. A simboleggiare l'importanza dei singoli individui all'interno del matrimonio
è l'unione di due vite in una sola entità. Cominciamo a versare un po' di sabbia. Che simboleggia il fondamento del matrimonio. Poi versate i singoli colori che rappresentano voi, Susanna e Giuseppe. Tutto quello che eravate, tutto quello che siete e tutto quello che potrete diventare. Questo simboleggia che il matrimonio si basa sulla forza degli individui. E parte l'applauso.